La politica la facciamo adesso a noi stessi. Vedo Roberto Fico e sono contento, spero che d'ora in avanti i 5 Stelle aiuteranno anche i giornalisti a raccontare con onestà e trasparenza la loro attività e con severità e uguaglianza. La diseguaglianza che chiedono specialmente nelle relazioni televisive fa parte di una nostra cattiva coscienza, onorevole Fico. Il fatto che noi riteniamo che sia, come dire, faccia premio sempre l'ospite, sempre l'interlocuzione, sempre la notizia rispetto alla nostra storia. E invece secondo me è sbagliato. Noi dobbiamo, io devo avere la possibilità di denunciare, accusare e fare tutti i rilievi a Gianni Alemanno e con uguale severità e amicizia e onestà devo anche avere la possibilità di ritardo la pubblicità, ma devo far rispondere di Fico, naturalmente. Denunciare e fare Fico. Rilievi alle cose che anche a voi non vanno bene. Il fatto che voi sistematicamente... Sì, però facciamolo rispondere. No, dovremmo risponderne noi delle loro richieste. Va bene, però non ha loro. Fatto un rilievo, è giusto sì. Che Fico le risponda Io in qualche maniera. Io spero che si apra alle altre domande perché non c'è nulla di strano. Io sono d'accordo a ricevere qualsiasi tipo di domanda da chiunque. Il giornalismo significa questo, poter fare sempre le domande che possono sia mettere in difficoltà, sia far uscire fuori certo. Qualsiasi tipo di situazione, e questo è il mestiere del giornalismo. Noi e io possiamo scegliere degli spazi perché pensiamo che troppo spesso alcuni contenitori come i talk show non riescono a far venire fuori le tematiche, ma è più uno show che informazione. Allora da certi tipi di show noi rimaniamo fuori tutto qui e cerchiamo un'interlocuzione più sana dove escono fuori i contenuti e anche le criticità per lanciare un messaggio migliore alle persone che ci seguono. Tutto qui. Allora eccoci qua, Roberto Fico in collegamento da Napoli. Fico, di nuovo buongiorno. Buongiorno. Allora, è il vostro momento naturalmente, non devo dirlo io, titoli anche oggi di giornali molto su di voi, soprattutto insomma, su queste città dove vi si aspetta la prova, Roma e Torino su tutte naturalmente, Roma insomma con le grane che ancora evidenzia, come abbiamo parlato prima in trasmissione, della nuova ondata di arresti che riguarda corruzione, gestione di campi Rom, Roma insomma... Una città difficile, complicata. A che punto siete a Roma con la formazione della giunta, per esempio? Sì, una città difficile, complicata, ma difficile e complicata da una politica malsana. Vediamo che ancora oggi ci sono stati degli arresti, perché ormai la politica è diventata un affare. Significa fare affari su ogni situazione anche di degrado e di difficoltà, così come i campi Rom. Abbiamo visto che ci sono stati gli affari sugli immigrati in tutta Italia, hanno fatto gli affari sui rifiuti sia in Lazio e a Roma, sia in Campania e a Napoli. Abbiamo visto negli ultimi 20 anni il sistema che è stato creato. Il sistema è molto chiaro: commissario delle situazioni come i rifiuti, come il dissesto idrogeologico, e vado in deroga ad ogni legge e lì faccio agire gli appalti e li do agli amici degli amici perché sono fondamentalmente senza controllo, e così hanno drenato il denaro pubblico dalle tasche dei cittadini e l'hanno messo nelle loro tasche. Questo è successo nel nostro paese ed è uno scandalo, ed è per questo che adesso noi riporteremo all'interno del comune di Roma, all'interno del comune di Torino e ovunque dove amministreremo, una volontà politica seria e vera di cambiare le cose tramite la trasparenza nella pubblica amministrazione, la gestione pubblica dell'acqua, un ciclo dei rifiuti che sia finalmente sostenibile e fatto bene e serio, che va nell'interesse della collettività con le tariffe puntuali. Insomma, cambieremo molte cose. La formazione della giunta a Roma ci sta lavorando il sindaco Virginia Raggi in queste ore e a breve sarà completa. Lei lo sa che quando si generano aspettative molto alte, naturalmente no, c'è grande attesa, insomma, governare non sempre è semplice. Lei prima però ha detto gli amici degli amici, no? È un, diciamo così, un sistema di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione, che purtroppo ancora c'è, ancora esiste. Noi abbiamo visto proprio a Roma un finale di campagna elettorale abbastanza
al vetriolo, al veleno, no? Con anche l'articolo uscito proprio su Virginia Raggi sulla consulenza che aveva avuto. Allora, siccome voi naturalmente, lo ha detto anche poco fa, trasparenza e poi onestà, naturalmente vi contraddistinguete per questo, no? Vogliamo fare... Sì, ma l'onestà è un concetto di base per qualsiasi persona che voglia fare politica, ma soprattutto le dico una cosa in più, l'onestà intellettuale è la cosa principale per chi vuole fare politica, perché la prima cosa che ti viene portata via dalla politica attuale è l'onestà intellettuale. Allora bisogna molto rimanere fermi questo, a ciò che si dice e ai propri principi. Su questo siamo d'accordo, appunto, non ci sono patenti che vengono date da un partito o da un altro sul fatto dell'onestà, ma sulla trasparenza e su quanto accaduto in questo finale di campagna elettorale invece le voglio chiedere, perché per esempio Sabella, che lei sa era il, diciamo così, il candidato ad avere un ruolo nell'ipotetico ufficio di un ipotetico vincitore, Giachetti, ha detto che per esempio un avviso di garanzia sulla vicenda Raggi sarebbe un atto dovuto. Allora io le chiedo in modo molto, molto netto, molto, molto chiaro, se dovesse accadere qualcosa, un provvedimento, non so quale, a Virginia Raggi, cosa chiederebbe il movimento a lei? Un passo indietro? E quali sono i limiti o i margini affinché una richiesta in questo senso possa arrivare dal movimento? Ma io le dico che noi diciamo già da adesso a Virginia Raggi di lavorare per i romani, di formare la giunta e far partire la macchina in un senso costruttivo e positivo del comune di Roma. I cittadini romani ci hanno votato, sanno che è un'impresa difficile, ma con caparbietà noi andremo avanti e ci organizzeremo per fare le cose al meglio. Detto questo, stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un avviso di garanzia che non c'è, stiamo parlando di una dichiarazione di una persona che doveva lavorare con Giachetti, stiamo parlando del nulla e quindi io di questo nulla non voglio parlare, ma mi interessa molto di più trattare i temi che interessano i cittadini romani e tutti gli italiani. E quindi non ho niente da dire, non chiederemo niente a Virginia Raggi, ma chiederemo di realizzare tutti gli obiettivi politici che ci siamo dati. Naturalmente io le stavo chiedendo e mi aspettavo questa risposta se le regole valgono per tutti, ma insomma immagini sì, anche per i vostri, no? Visto che poi quando si parla... Però le dico una cosa, lei conosce, visto che mi fa questa domanda, io le dico che magari non conosce bene il nostro regolamento, perché nel nostro regolamento non ci sono le dimissioni per un avviso di garanzia. Noi abbiamo avuto due avvisi di garanzia, che è quello a Livorno del sindaco Nogarin ed è quello di Pizzarotti a Parma. Qual è stata la differenza? La differenza è che un sindaco non ci ha avvisato dell'avviso di garanzia e quindi è una mancata comunicazione, quindi non si è fatta trasparenza, mentre Nogarin ha informato tutto il movimento e soprattutto i cittadini di Livorno subito dell'avviso di garanzia e ha dato ogni tipo di spiegazione. Punto, questa è la differenza, non è l'avviso di garanzia in sé. Quindi le ripeto che a Roma stiamo parlando del nulla. Senta Fico, mi aiuti a capire allora, perché è vero in parte, no, che probabilmente anche a noi qualcosa di questo movimento è sfuggito nella lettura o nella conoscenza. Ho letto per esempio, non so se è vero, ma insomma è scritto da qualche parte stamattina, che Grillo, lasciando Roma ieri, ha avuto un battibecco con un giornalista, ha detto: voi di questo movimento non avete capito nulla all'inizio e non avete capito nulla neanche poi nella trasformazione che c'è stata, perché il movimento ha avuto una sua trasformazione. Allora, quando noi leggiamo, e lo chiedo proprio a lei che fa parte del direttorio e quindi insomma è persona, se non me lo spiega lei non saprei a chi chiederlo, quando leggiamo che Virginia Raggi e Chiara Appendino, le due donne che sono diventate sindaco in due città così importanti, Roma e Torino, hanno però avuto un comportamento diverso, no? La Raggi leggiamo ha firmato quello che è un patto, insomma qualcosa che la lega di più al movimento, e la Appendino no. Come dobbiamo leggerlo? Cioè, che tipo di differenza c'è e come noi dobbiamo interpretare questa cosa?
sia Chiara Appendino che Virginia Raggi, così come tutti gli altri sindaci eletti del Movimento e come tutti gli altri portavoce, sono legati al Movimento, dagli stessi principi, dagli stessi valori e dal rispetto delle norme e del programma del Movimento 5 Stelle. Ora, in una situazione complicata come era quella di Roma, che veniva fuori da Mafia Capitale, si sono dotati autonomamente di un codice. Torino non si è dotata del codice, Napoli si è dotata di un codice che è diverso anche da quello di Roma, perché si agisce in autonomia e quindi ci si può dotare di un codice. Loro hanno scelto scrivere e firmare questo codice in forma autonoma e sono andati avanti così, tutto qui, senza alcun tipo di problema. Nel nostro movimento c'è molta autonomia e si creano delle condizioni dove ognuno magari può firmare poi un codice che si sono scritti e che è stato poi firmato online all'atto della candidatura. Senta, però, dico, quando detto, ma... sì, mi dica. Detto questo, il punto fondamentale è realizzare ciò che si è detto in campagna elettorale e realizzare il programma con coerenza, perché quella è la vera linea direttiva per tutti i sindaci nostri e per tutti i consiglieri eletti, la realizzazione del programma. Senta, Fico, quando Matteo Renzi, segretario del PD nonché premier, dice è stato un voto per il cambiamento e non un voto di protesta, e forse qualcosa anche noi abbiamo sbagliato nel non, così, non voglio usare la parola dialogo, ma comunque nell'avere in qualche modo uno scambio con il movimento in modo diverso, con una modalità diversa, lei la vede come un'apertura e c'è un'apertura, ci può essere un'apertura anche da parte del movimento in questo senso? Nei confronti di Renzi non c'è nessuna apertura, perché vanno guardati sempre gli atti parlamentari. Per esempio sull'abolizione di Equitalia, che noi abbiamo proposto, il PD l'ha bocciato. Renzi in campagna elettorale ha detto che voleva abolire Equitalia, chiaramente era una bugia e lo aspetteremo alla prova dei fatti, ma sappiamo che i fatti con Renzi non arrivano mai, quindi nessuna apertura. Però sono d'accordo sul fatto che questo sia un voto di cambiamento. Il Paese sta cambiando, vuole cambiare e ci dice finalmente che le cose tramite il Movimento 5 Stelle possono essere anche realizzate in un altro modo, si può fare una buona politica, la politica delle restituzioni degli stipendi, del fondo per le piccole e medie imprese tramite il microcredito, della rinuncia ai rimborsi elettorali, della trasparenza seria in tutto ciò che si fa, del rispettare ciò che si dice in campagna elettorale, mantenere la parola. E questo ora naturalmente lo vedremo ancora di più nelle città dove no, poi di nelle più, città ma dove oggi governate, è già, certo, un fatto. È già un fatto. Mi permetta di chiudere con Brexit, volevo chiederle un telegramma su Brexit anche, Fico. Io credo che il popolo inglese abbia il diritto a esprimersi su un referendum come quello su Brexit. A me, sentendo tanti opinionisti, analisti, mi rendo conto che i referendum fanno sempre paura. Vediamo che cosa è successo col referendum in Grecia, l'Europa lo voleva addirittura bloccare. Il referendum è l'istituto di partecipazione più alto che un popolo ha, e i governi e chiunque non deve mai avere paura di chiedere un parere su un tema anche così importante al popolo. Voi siete per Brexit. Il popolo è sovrano. Per voi è sovrano. Voi siete per l'uscita? Noi siamo per il referendum, per far sì che i cittadini scelgano sempre. Grazie Fico, buon lavoro naturalmente, laddove Grazie. Naturalmente buon siete impegnati in prima linea.